Contro il Lecce al Porta Elisa la Lucchese strappa in extremis il pareggio e un punto. I rossoneri di Papadopoulou hanno dimostrato ancora una volta decisamente carenti all'attacco, eppure hanno avuto in mano il gioco per buona parte dell'incontro, creando diverse occasioni che sono però sfumate per mancanza di giocatori in grado di andare in gol. Il pareggio finale, insomma, va stretto alla squadra rossonera. È stata la Lucchese ad andare in vantaggio al 34esimo del primo tempo con Bettoni al termine di una concitata azione. Due minuti dopo il portiere rossonero ha salvato il risultato su una bella azione del Lecce. Gli ospiti hanno pareggiato al 43esimo del primo tempo con Zesa, un'azione contestata per il fuorigioco di uno degli attaccanti del Lecce. Nella ripresa la squadra di Papadopoulou ha dimostrato di aver smaltito al meglio la delusione per il contestato gol del pareggio e ha ricominciato a produrre gioco e opportunità senza riuscire comunque a concretizzare un nuovo vantaggio. Dopo aver mancato diverse opportunità, su un'azione di contropiede il Lecce è passato in vantaggio, ancora con Zesa al 14esimo minuto della ripresa. Quando ormai sembrava inevitabile una nuova sconfitta, nei minuti di recupero la Lucchese è riuscita a conquistare almeno un punto pareggiando con Colacone, che era entrato da circa mezz'ora.